Siamo con mister Benvenuto, forse il centravanti che sta cercando l'Arezzo. Mancano un paio di giorni alla chiusura del mercato. Cosa ne pensa, mister, delle prospettive dell'Arezzo in questo campionato, visto che ora siamo a 6 punti dalla zona playoff? Io continuo a essere ottimista perché la squadra è una squadra di grande qualità. In più sono stati comprati 2 giocatori importanti in questo momento. Non conosco bene Rivas, ma mi dicono che sia veramente un giocatore di qualità. E quindi se poi riusciranno da qui a venerdì a trovare anche un centravanti forte di categoria, penso che a quel punto lì siamo completi per tentare la scalata ai playoff, che è l'obiettivo che dobbiamo arrivare. Un giudizio sul lavoro di Cuoghi, mister. Ma Cuoghi ha fatto un ottimo lavoro, a mio modo di vedere, sul piano della personalità, delle caratteristiche, della capacità di stare in campo, di essere concentrati per tutti i 90 minuti. Sul piano fisico la squadra ha buon dinamismo in questo momento. Secondo me una cosa che non ha ancora raggiunto è una conoscenza, una cultura di quello che è la manovra offensiva, che ancora fino adesso mi è sembrata limitata ad alcuni sprazzi, ad alcuni spunti individuali e non a un movimento collettivo. In effetti la squadra ha più o meno lo stesso andamento che aveva con De Paola dal punto di vista dei punti fatti. Sì, punti fatti sì, dà più garanzie sul piano difensivo, dà più garanzie sul piano della qualità dell'espressione fisica, dà più garanzie sul piano caratteriale, una squadra adesso che è dotata di carattere, di temperamento, lotta continuamente fino all'ultimo minuto. Alcuni episodi non sono stati favorevoli, ma ripeto, il problema che ancora non è stato risolto è quella della conoscenza e della cultura di come si deve svolgere una manovra offensiva nel momento che si conquista la palla. Ultima domanda, l'utilizzo di Martinetti, visto che Mancini sta insistendo perché diventi prima punta. Potrebbe essere, perché bisogna però avere, ripeto, bisogna avere però degli schemi offensivi che possono prevedere Martinetti come prima punta. Faccio un esempio perché così tutti capiscono: la Roma ha Totti, no? Certo. Che non è certamente nato un centravanti, no? Certo. È un trequartista, un fantasista, eccetera, eccetera. Gioca adesso da centravanti, ma fa muovere tutta la squadra, fa gol, fa tutto. E Martinetti potrebbe essere il nostro Totti, però ci deve essere un'evoluzione collettiva del gioco, perché poi tutti i centrocampisti, difensori, altri giocatori esterni e quant'altro, tanto riescano a presentarsi con i movimenti collettivi della squadra in zona gol e poter loro realizzare a turno come sta facendo la Roma, insomma. Grazie, mister. Di niente.